sono ovviamente molto contento che anche questa città si inizi a parlare di fumetti fortissimo, quindi vale. Le labbra sciocchinose a trattenere chissà quali parole. Caffeina è un'opportunità incredibile, lo è stata per me, lo è per tantissimi giovani che sono qui come artisti, ma anche come voi volontari, quindi sempre forza caffeina. Lui si è trovato a ereditare una chiesa in una chiesa in un profondissimo stato di crisi. Le maestre mi hanno detto: guardi, suo figlio ha una fantasia un po' troppo esagerata, ha raccontato che lei ha vissuto in strada. E io: è vero? No, ma ha raccontato che lei dormiva sulle panchine. Ho detto: guardi, è vero, mio figlio non inventa nulla. Io vorrei fare un appello, perché io vorrei la cittadinanza onoraria di caffeina, perché sono 4 anni che io vengo, non c'è emozione più grande, non c'è famiglia più bella e più onesta e stimolante di questa di caffeina. Per cui io spero l'anno prossimo di venire 10 giorni, non solo 5, mi mancherete moltissimo, davvero questa è un'esperienza irripetibile e non c'è in tutta Italia un festival paragonabile, quindi grazie davvero di tutto. Forse una grave imprudenza lasciarli in balia della nostra coscienza. Non elogiate il futuro, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita. A tutti voi così numerosi, che dimostra che contrariamente a quello che a volte si pensa, i temi della antimafia trova grande interesse e sostegno in tanti italiani che aspettano soltanto di sapere cosa fare. Beh, sono molto contento di essere stato qui. Un bellissimo luogo dove si incontrano tanti italiani che ancora hanno voglia di sentire storie, e soprattutto le storie spesso ignorate dai grandi mezzi di comunicazione, come ad esempio la storia vera della mafia e dell'antimafia.